Guarda che partono Luke Varley, Canamaro, D'Agosto, Giovinazzi, questo è il quartetto con la fila di sinistra totalmente arretrata, Varley e D'Agosto che se le danno subito di santa ragione fin dalla prima curva, poi un patatrac lì dietro, guarda Melegnano il 15 D'Agosto lì in mezzo. Sono fermi in 7, 8, 9, boh, non lo so. Comunque Varley mantiene la prima posizione. Sereno e tranquillo. In seconda posizione Ignazio D'Agosto. Poi mi viene da dire Jordan King, credo, che si è avvantaggiato della fila di destra probabilmente ed è riuscito a sgusciare terzo alle spalle di D'Agosto. Poi un altro Tony Kart e poi Moller Madsen, penso. Sta di fatto che adesso li vedremo passare sul traguardo e sul monitor dei tempi che ci dice che Varley davanti ad Agosto, poi King, Locke, Moller Madsen, Lennox, Martinez. Menezes, Daluz e Canamaru. Abbiamo perso la Gatting che è scivolata indietro. Attenzione ad Agosto, perché D'Agosto vuole piantare la frenata all'interno. Ignazio D'Agosto passa in testa di cattiveria ai danni di Varley, che riesce a farsi passare anche da King, che però sbaglia nel tentare il suo passare D'Agosto e quindi scivola indietro di 3 posizioni King, perché anche Locke e Moller Madsen lo passano, quindi D'Agosto, Varley, Moller Madsen all'interno, di Locke, e adesso è terzo Moller Madsen, quarto Chris Locke e quinto Jordan King. E mi sa che Ignazio D'Agosto se ne va con 2 decimi di vantaggio nell'ultimo giro. Riesce a distaccare Moller Madsen, Varley, Chris Locke e Jordan King. Intanto alle loro spalle chi ha la meglio è Daluz, che ha superato anche Luca Namaru, e Menezes, che ha tirato una botta prima Martinez, che lo ha fatto scivolare indietro. Martinez mai così davanti in una gara internazionale, adesso sta indietreggiando clamorosamente, ma la gara ormai va avanti, the show must go on, dicevano i Queen. Infatti D'Agosto interpreta benissimo questa canzone e si porta ancora con un ancora maggior vantaggio in testa alla gara, 56,9 il suo crono, 57 quello degli altri, anche se il giro veloce 56,6 di Mitchell, mamma mia, ha tagliato da qualche parte la pista. Sta di fatto che D'Agosto va in solitaria con distacco su Moller Madsen, che in questa finale si è risvegliato, è tornato il Moller Madsen delle prime gare della Euro Series 2010 e lo vediamo che abbassa la testa, incarognito come non mai, seguito da Locke, Varley e poi King e poi Canamaro e poi Daluz e poi Menezes, ormai il gruppetto degli inseguitori è abbastanza sgranato, non ci sono possibilità di sorpasso per quanto riguarda le posizioni che vanno dalla seconda, la terza, la quarta, alla quinta. Giri di fuoco per questo finale, no, non doveva succedere, preannunciavamo dei giri di fuoco per il finale. E Moller Madsen fa quella che si dice in termini tecnici, una cagata, e batte fuori Ignazio D'Agosto quando lo stava praticamente andando a riprendere e dà in mano a Chris Locke probabilmente la vittoria. Chris Locke in testa questa gara, Varley secondo, terzo King, D'Agosto
scivola, perché indietro, perché quarto è Caramaro, poi Belli, Daluz, Abreu, Giovinazzi, D'Agosto, Barrera. D'Agosto che bisognerà dargli un calmante per tenerlo fermo, e Möller Madsen che evidentemente sa di aver fatto una cappellata, di aver tentato un sorpasso che se gli riusciva eravamo qui ancora ad applaudirlo, ma siccome l'ha sbagliato probabilmente prenderà parole a destra e a manca dal suo team, ma soprattutto dall'avversario Ignazio D'Agosto, che si era costruito un trionfo che purtroppo gli è stato tolto non con un sorpasso ma con un'uscita di pista non a lui imputabile. Quindi classifica ridisegnata totalmente: Locke, Varley, King, Canamaru, bravissimo Yu Canamaru dopo una partenza che avrebbe messo fuori gioco chiunque, rieccolo qui in quarta posizione ancora, che abbassa la testa quel diavoletto di giapponese. Bailly, Abreu, Daluz, Giovinazzi, D'Agosto nono, un nono posto che è amarissimo per l'italiano, davvero inconcepibile per l'italiano. E poi Barrera, Olmedo, De Lao, Lagatting, Rosario, Mitchell, che ha fatto segnare anche il miglior giro. Dove ha tagliato Mitchell? Sì, in effetti, guardate, mi fa notare l'ingegner Viglino, occhio che lì davanti Locke e Varley non è detto che finiscano così tranquilli e sereni. In realtà mancano due giri in questo momento, se i tempi si mantengono sul 56,7 per tutti come sono adesso in quest'ultima tornata, direi che non ci sono problemi, ma basta un attimo perché i decimi di vantaggio sono 4 tra Locke e Varley e 4 tra Varley e King, quindi 4 decimi in un giro anche si possono perdere, in due giri figuriamoci. Attenzione, 4 decimi sono pochi da amministrare, non c'è nulla da amministrare, c'è da mettere giù il gas e buttare giù tutto quello che si ha in queste ultime tornate, in questo ultimo giro e mezzo che manca alla fine. I tre carte, due Toni e un Birrell si dirigono in salita verso l'ultima curva che percorrono in questo momento, scannano giù in discesa verso la prima curva destra che è da fare in piena, e poi il destra che immette nella prima delle staccate importanti di questo circuito di Portimão. Davanti Chris Locke, poi Varley, terzo come dicevamo Jordan King. I tre ripartono in salita per andare nella parte centrale del circuito di Portimão, un saliscendi continuo. Sono sempre 5 stavolta invece i decimi di vantaggio sul traguardo, almeno tra Locke e Varley, e anche visivamente non c'è spazio per un sorpasso, per sognarsi un sorpasso in questa fase di gara. Tutto deve filare liscio per i tre, se no sono guai. Tutto deve filare liscio da qui alla fine della gara, che è dietro una curva per Locke, una vittoria che non si aspettava probabilmente, che la sconsideratezza di Möller Madsen gli ha regalato e che l'ha tolta, una vittoria Ignazio D'Agosto, che quindi va nelle mani di Locke, secondo Varley, terzo King, Canamaru, Bailly, Abreu, Daluz, Barrera, Olmedo, D'Aleo, Gatting, e D'Agosto non c'è più.